Ciao, siamo su evolution.it con un Asus Chromebox. Questo è un mini PC gestito dal sistema operativo Chrome OS ed è progettato per fare bene tre cose: essere economico, essere affidabile, quindi discretamente potente, ed essere semplice da utilizzare. Bene, io l'ho collegato al mio monitor principale da 2 settimane, adesso sono pronto a dirvi come va. Questo è il primo dispositivo con Chrome OS di Asus, poi fra un pochetto vedremo anche dei portatili. Negli Stati Uniti costa solo 179 dollari, che sono all'incirca 150 euro, no? Ed è andato a ruba, è stato soldato per settimane su Amazon e simili, perché a questo prezzo offre una configurazione che non è proposta da nessun altro mini PC. Abbiamo il processore Celeron Dual Core di tipo Haswell, quindi l'ultima generazione di processori Intel con 4 porte USB, la Gigabit Ethernet, lettore SD, Wi-Fi, Bluetooth chiaramente, ma soprattutto con la possibilità di togliere il pannello posteriore, l'abbiamo visto nel precedente video unbox, ed aggiornare la memoria RAM che può arrivare fino a 8 GB, ci sono due slot liberi e il disco SSD. Le due uscite video HDMI e DisplayPort completano la dotazione hardware, che è davvero davvero di ottimo livello e che, lo ricordo, l'ho già detto altre volte, ma lo ripeto, è possibile acquistare a questo prezzo soltanto grazie ad accordi commerciali tra Google, Asus e di Intel per la promozione appunto dei dispositivi con Chrome OS. Non è fanless, c'è una piccola ventola qua sul retro che butta fuori il calore generato, ma vi assicuro che non si sente praticamente mai, tanto che possiamo considerarlo un computer quasi completamente silenzioso. Ok, chiudo questa parentesi hardware perché davvero non c'è nient'altro da aggiungere. Vi invito a leggere la recensione completa sul sito per maggiori dettagli, per caso un pochetto più tecniche, e passiamo alla parte più divertente, ovvero l'utilizzo del sistema operativo Google. Come va questo Chrome OS? Cosa si riesce a fare? O meglio, cosa ancora non è possibile fare? Ed eccoci con il Chromebox connesso a tastiera, mouse ed un monitor in Full HD. Lo accendo. Ed ecco che in una manciata di secondi, saranno 7-8, mi compare il login di Google. Questo chiaramente al primo avvio vi viene chiesto alcune cose in più, come la lingua, la tastiera e via dicendo. Io metto la mia password. Ed ecco Chrome OS, questo ambiente desktop con a sinistra un launcher con le icone, il menu e la ricerca, sono le applicazioni che avete installato, e con dalla parte opposta il menu dell'utente con alcune impostazioni relative al PC e soprattutto con la scheda. Lancio per lanciare le impostazioni che sono poi molto simili a quelle che avete su Chrome, su browser tradizionali, su PC. Qua però c'è qualcosa che va in più. Ovviamente ci sono anche le opzioni selettive per la sincronizzazione dei dati del cloud. Questo significa che potete decidere se sincronizzare su questa macchina con il vostro PC o con il tablet Android dove avete Chrome come browser. Non so che preferite, la lista dei siti più visitati, la cronologia, le password, tutta una serie di impostazioni, le stesse applicazioni ovviamente, in modo che voi possiate venire qua a casa mia, collegarvi con il vostro account Google al mio Chromebox ed avere il vostro ambiente desktop ideale. Da questo punto di vista non c'è veramente nulla da dire, le finestre si possono organizzare, sincronizzare e mettere come vogliamo. Io adesso sto utilizzando un solo monitor, ma ovviamente ne supporta due, con la funzionalità di mirroring, con la funzionalità di desktop esteso. Da questo punto di vista è tutto semplice e tutto veramente apportato di mano, però è un po' diversa la gestione dei file. Io apro, faccio vedere, questo è il file manager, abbiamo 10 giga circa liberi per i dati dell'utente, in più in alto c'è la scheda Google Drive che in pratica è una sincronizzazione che funziona anche offline con il vostro account Google Drive, quindi avete documenti, foto, tutto quello che volete lo vedete qua. Torno alla mia scheda download perché alcune sono delle immagini, se voi aprite delle immagini vedete vi viene aperto un visualizzatore che vi permette di gestirle in questo modo, chiaramente tutto offline. E lo stesso vale per i video, io apro questo MP4, viene aperto in finestra separata e questo vi permette chiaramente di avere anche una finestra separata qua, guardare un video e dall'altra parte magari aprire il browser web e continuare a navigare. C'è questo genere di questo tipo di multitasking che è una cosa davvero ben fatta e davvero ben riuscita. Il difetto di questo visualizzatore di video è che supporta la maggior parte dei codec, ma quei pochi che non sono supportati, come ad esempio l'audio AC3 o DTS, ecco, non possono essere raggiunti in questo momento perché non esistono altri player. Ce n'è uno nel Chrome Web Store, ma non è poi tutto questo granché. Alcune delle app che abbiamo visto qua in basso possono essere utilizzate anche offline, quindi senza connessione internet, è il caso dei Google Documenti, Google Foglio di Calcolo e tutte le app, diciamo, più importanti, mentre le altre hanno bisogno di connettività web, perché di fatto molte di queste sono
soltanto dei tipo quella di Dropbox, sono dei collegamenti al sito web, non hanno nessuna influenza sul file system locale. La gestione qua dei file è semplice, potete aggiungere cartelle, spostare file. Io qua ho la mia pennetta USB che è collegata qua, posso spostare questa immagine nel mio tab download e vedete in fondo copia file. Da questo punto di vista è veramente semplice e tutto molto molto intuitivo. Chromebooks riproduce senza problemi filmati full HD su YouTube. Io metto questo nel mio video su Nexus 5, lo metto a 1080p e lo metto a schermo intero e vi faccio vedere il tempo che diventa full HD. Eccolo qua, che è tutto ok, si riesce a gestire questa modalità davvero davvero convincente. Il limite dell'hardware, visto che abbiamo poi solo 2 giga di RAM in fondo e un processore che non è proprio un mostro di potenza, è caricare 3 video full HD. Io ho notato che con 3 video full HD riprodotti contemporaneamente il computer inizia a mostrare i suoi limiti, ma insomma non è questo il suo scopo. L'altra cosa che noto, che purtroppo è abbastanza limitante da questo punto di vista, è la mancanza dei plugin Silverlight. Questo impedisce di utilizzare servizi come SkyGo o Infinity o il nuovo Sky Online, che usano proprio questa tecnologia. E l'altra mancanza, e secondo me anche questa è una scelta un po' voluta a tavolino, è l'impossibilità di collegare una tastiera USB locale. Qui funziona tutto con Google Print, quindi dovete avere una stampante collegata a un PC Windows o Linux o quel che è, comunque non Chrome OS, e poi da lì potete accedere e stampare attraverso il servizio di stampa cloud Google Print. Ora, ci sono dei modi per aggirare questi limiti? Sì, esistono 2 modalità per installare Linux, una distro Linux. La prima si chiama Cruton, ovvero è uno script che vi permette di installare Ubuntu all'interno di Chrome OS utilizzando un ambiente chroot e poi passare da un ambiente all'altro attraverso una combinazione di tasti. Questo vi permette ad esempio di utilizzare quei programmi che non sono presenti in Chrome OS, come potrebbe essere un file manager FTP, come potrebbe essere ecco appunto FileZilla o un IDE per la programmazione, semplicemente premendo una combinazione di tastiere e passare da un ambiente all'altro. Io ho installato LXDE in questa versione già pronta proposta da questo script, si comporta davvero bene, le prestazioni sono ottime perché l'hardware è di buon livello e basta e avanza per la gestione di questo tipo di sistema operativo. L'altra alternativa è un pochetto più complicata, ma permette di installare un dual boot reale o addirittura togliere di mezzo Chrome OS se non piace un sistema operativo completo Linux, come potrebbe essere Ubuntu o Debian. Ok, chiudo questa recensione e vi invito a leggere il testo, l'articolo completo che trovate online su evolution.it, dove sono tutta una serie di dettagli tecnici che qua nel video non ho potuto dire. E concludo ancora ricordando quanto questa macchina sia veramente ben riuscita. Supporta Linux, è silenziosa, economica, ha un buon numero di porte, si adatta sia alle persone che vogliono qualcosa di semplice oppure che non hanno capacità per usare qualcosa di completo, perché Chrome OS è veramente, da questo punto di vista, è veramente fenomenale, e si adatta anche a chi vuole qualcosa di più, quindi magari passare da Linux a Chrome OS quando c'è bisogno, oppure togliere del tutto Chrome OS ed usare soltanto Ubuntu. Abbiamo visto che si può fare, peccato solo che non sia ancora disponibile in Europa, per adesso è venduta soltanto negli Stati Uniti. Però questa nuova linea di Chromebooks, che tra l'altro vedrà presto un nuovo modello anche da HP, è sicuramente qualcosa da seguire.